In questo nuovo video, allora io vi lascio al video vlog e nulla, buona visione. La voce bassa, mi sto struccando e come vedete bene o male la maggior parte l'ho tolta via. Ho utilizzato, non so se è ancora in commercio, comunque la Garnier Bio dell'Isola Nittiva, acqua micellare, l'ho messa anche sugli occhi, un po' all'inizio bruciava, poi comunque ha smesso con un dischetto riutilizzabile di Lidl. Vado ad utilizzare questo olio qui che è cioè è vecchio, non c'è più in dissolvente permanente della Sensitive Camomile, per andare a togliere questo e lo vado a rimuovere con questo panno in microfibra che è della Magnitone London. Vado e vi faccio vedere dopo il risultato. Il risultato dopo l'olio, ora sempre dell'Isoness che non è più in commercio, utilizzo questo qui. È un anti-inquinamento più Dectos, detergente esfoliante quotidiano, questo mi ci trovavo bene. Vado ad utilizzare questo per andare a detergere il tutto. Comunque vedete, non ho più nulla. Questo è il risultato lavato anche col detergente. Ok, dovrei metterci un po' di cremina, ma sinceramente non è che stia tanto bene. Scusate, stavo guardando i fazzoletti. Ragazzi, devo sistemare questo disastro. Inoltre voglio sistemare anche qui stickers, tirare via quelle cose lì e mettere gli stickers qua su questa agenda e mettere direttamente l'agenda là, perché questa la utilizzavo per scrivere i prodotti come magazzino, quelle cose lì, ma non la utilizzo e quindi qui questa cosa è da lavare. Questo, ok, questo è da lavare, questo è il vecchio catalogo che mi tengo qua per fare le fatture, questo è da portare giù, questo lo metto domani che vado al mare e qui ho delle fatture, questa qua pochettina la metto lì che poi ci metto dentro le creme. Qui ho i disegni dei bambini che metterò da qualche parte, appena potrò. Questo lo sposto qui, questo lo sposto qua, questo lo metto lì, questo lo spostiamo, però dopo lo vado a mettere là, ma adesso lo appoggio qua. Tra l'altro sono venuti a tagliare il grano turco, no, il grano turco, il frumento, e quindi adesso c'è un po' di casino, sistemo questo casino. Questo è un tovagliolo che lasciamo lì. Ok, aspettatevi, cambio inquadratura. Ho appoggiato qua, devo mettere a posto questi rossetti, ok, li metto a posto. Poi qui abbiamo una pinzetta per le sopracciglia che la mettiamo qua, le piega ciglie qui. Qui vado a metterci questa, che è la protezione 50 più, la protezione 50 più per il viso. Una spazzola che adesso non ce l'ho qua, ma la mettiamo dopo. Allora, questi sono, lo mettiamo qui per fare le fatture. Vedi che devo chiedere una cosa all'Alison, ma poi gliela chiedo. Vabbè, poi gliela chiedo. Adesso qui vado a metterci tutto quello che deve andare. Allora, la cipria, terra, l'illuminante, questo blush qua, questo blush va qua, questo è quello per fare il contouring, i vari correttori, ok, questo piccolo va qua e questo va qua e questo è un sistemato.
Questa è la base, va qui. Questa qua la mettiamo. Abbiamo detto che la metteremo là dentro. Ok. Questa va qua. Ecco fatto. Qui c'è una pastina che poi sistema. Qui tiro via queste. Questo lo utilizzo come brutta. Questo lo utilizzo come brutta. Questo tiriamo via. Io qui volevo attaccarci. Questo da buttare. Questo da buttare. Questo. Questo posso tenerlo come brutta. No, aspetta. Allora. E idem, questo lo teniamo come brutta. Qui ci vado a mettere tutti gli stickers che ho qui dentro. Che sono stickers questi qua singoli. Questi sono quelli del compleanno. Questi del compleanno li mettiamo qua dentro insieme a quelli degli unicorni. Casomai se non ci stanno tutti li suddividiamo. Ecco così. Sto sistemando, mettendoli tutti dritti, perché ce ne sono alcuni storti. Ecco, questo è dritto, questo è dritto. Vediamo. Dritto, dritto. Allora, dritto, dritto. Dritto. Dritto, 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 dritto. Vabbè, tasca che poi ti riprendo. Dritto, 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 dritto. Ecco così, ma non è molto meglio. Dritto, 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 dritto. Mi si sta col vento. Prima si è stato su un vento, brava. Ti mettiamo qua, dopo sistemiamo meglio. Ok. Qui tanto sistemo gli stickers. Tutti unicorni, unicorni, fattini, unicorni. Quella volta ho fatto la scorta di unicorni. Da un po' che non li utilizzo, dovrei iniziare a riutilizzarli. Ok. Quindi altri. Così magari si riprendono la forma. Ecco fatto. E questo abbiamo fatto. Questo lo metto qui davanti, in prima linea. Poi. Anche questa farfallina che la mettiamo qua dentro. Poi vediamo qua nelle scatoline cosa c'è. Se ci sono, questi sono, qui ci sono le graffette. Qui ci sono altre graffette. Qua. Altri post-it. Post-it, qui ci sono. Quindi queste le mettiamo qua. Poi. Qua abbiamo adesivi su adesivi, che adesso sistemiamo un attimo. Allora, ad esempio, questi qua che non posso attaccare li metto qui dentro. Questo si può attaccare su un foglio, qua. Questi li posso tirar via, staccare, che tanto
sono attaccati con lo scotch. Vediamo se siamo in grado di staccare. No, questi non posso staccarli. Questi qui quadernini non li stacco, ma li tengo fuori semplicemente così. Questi sono dei post-it. Questi li tengo semplicemente così fuori, sopra magari l'agenda. Però questo ad esempio lo posso incollare. Poi, questi sono post-it. Questo lo posso incollare anche questi volendo. Magari se... sì, di dietro. Qui ci sono dei foglietti che ho tenuto, che possono sempre essere utili. E li mettiamo qua dentro. Questi li posso attaccare tutti, così mi è più facile anche vederli. Questi qua dentro. Mi è più facile vederli attaccandoli. E vediamo qua. Allora, questi non li posso staccare perché sono... ma c'è uno scotch qui, quindi io questo potrei anche toglierlo, ma sono talmente attaccati che vediamo, se volendo si possono anche staccare e posso anche ritagliarli e metterli divisi a metà. Vediamo. Riesco a combinare, cosa riesco a combinare su, ok, questi riesco va bene o male a staccare e incollarli ritagliandoli volendo. Ops. Ok, questo si stacca. Ok, questo posso sempre recuperarlo come foglio volendo. Guardate, facciamo così, così, e lo metto data ai bambini, così lo utilizzano. Vabbè, anche se sia un po' staccato il foglio sotto, è lo stesso. È lo stesso. Questo no, si sta staccando tutto qua. Vabbè, questo facciamo così. Ok, allora vediamo se riesco a staccare il foglio. Ok, piano piano li stacchiamo. Piano piano si stacca tutto. Oppa! Mettiamo qua. Allora. Allora. Facciamo un po' alla volta, stacchiamo un po' alla volta e attacchiamo un po' alla volta. Allora, questi qua io li posso anche tagliare, diciamo, un po' così. Così. E ritagliare qua, intanto questa qui, questa qua non ci serve. Ecco. Posso metterlo così, questo lo posso ritagliare ancora in questo modo,
qua. E voilà, che poi volendo posso far così qua, così occupiamo ancora meno spazio. Ok, questo buttiamo, mi si scolate le dita e questo facciamo così, tac. Adesso qua prendiamo la colla e incolliamo. Prendiamo la colla. Allora. Ho visto fare una ragazza qui su YouTube, ma non mi ricordo come si chiama. Se trovo il suo nome vi metto il link, il nome stesso del canale. Vediamo un attimo come fare. Vieni. Questo mettiamo qua e questo mettiamo qua. Adesso stiamo qua. Poi prendiamo quest'altro andiamo a tagliare prima di tutto il contorno, così. 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 Così non ci sta, quindi dunque vediamo un attimo. Ok, dovrei fare qua. Ok, così e così. Così. Sì, così e così. Quindi qui. Quindi qui. Poi non capisco se siamo alla fine. O ce n'è ancora. Boh, vabbè. Così almeno ho gli stickers tutti vicino e quando voglio utilizzarli so dove. Questa è finita. Andare a cercare. Qua ne abbiamo un'altra. Sì. Ok. Quindi so dove andarli a cercare. Bene. Poi li incolliamo. Poi abbiamo questi qua trasparenti che andiamo a togliere, questa parte qua bianca. No, questo si sta staccando, ma non c'è pericolo, lo sistemo io. Ok. Piano piano ce la faccio. Ecco, qui stacchiamo, tagliamo in parte. Innanzitutto tagliamo questa parte.
Questo forse non c'è neanche bisogno di tagliarlo, posso metterlo direttamente così com'è. Vediamo. No, devo tagliarlo. Aspettate un attimo che mi prendo quello che devo buttare via e lo getto via. Questo lo tagliamo, quindi lo tagliamo qui, così. Ok, quindi questo lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua, perché anche se lo mettiamo, no, dobbiamo metterlo di sbievo. Ecco, qua, ops, e qua. Bene. Poi, allora, quindi qua andiamo a tagliare. E avendoci il coso, lo scotch è un po' più difficile da tagliare così. Ops, mi sta cadendo. E così questo lo andiamo a tagliare qua, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 a metà proprio. Ok, va bene, faccio così e poi vi mostro dopo. Allora, guarda la mia faccia, ho suonato, mi sta uscendo anche un brufolo. Prima di mettere via vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto. Scusatemi qua, ma questo deve stare qua. Gli acquisti che ho fatto alla Lidl. Allora, ho preso una bellissima scorta di colla, questa qui della Bic, con questi personaggini che adesso vedremo, e tre scolorine, queste della... Allora apriamo le colle e che pareva. Non so perché non sta giù, però penso di... Comunque, sono piccoline, sono fatte così, molto carine, piccoline. E le ho prese perché a parte che stavo finendo la colla io, anche, oltre a quello, le ho prese anche perché quando venne Serena, mi si è incastrato, questi li metto da un'altra parte, quando venne Serena lei gli piace spatrucciare, come si suol dire, gli piace fare queste cose con tagliare, ritagliare, incollare, e siccome io non avevo quasi più colle, o meglio, se li avevo, ma vecchiotte, allora ho preferito prendere la Lidl, visto che era in offerta, prenderle così sono pronte. Ce ne ho già alcune, ne ho una nuova praticamente della Stick. La Stick, senti. Vedete, sono comunque tutte uguali con questo packaging. Ne ho prese, ne ho altre due, ho quella della Prit nuova praticamente e un'altra di questa qui della Tessa, praticamente questa è in uso, questa è nuova, che ho qui fuori, queste le tengo come scorte. Poi come scorte ho preso anche delle, quei dice correttori, noi li chiamiamo scolorine, cancellini, bianchetti, come cavolo volete chiamarli. Perché mi stavo terminando e io preferisco avere sempre la scorta in casa, che queste sono, le utilizzo tanto. Allora queste sono lunghe, sei metri, quindi ce n'è abbastanza dentro, vedremo come saranno.
allora, qui ho questi fogli bianchi che non utilizzo in questo momento e metto qua insieme a queste altre cosine che al momento non servono. Cioè, fa un caldo assurdo, non so da voi, ma qui in Veneto fa caldissimo. Quindi queste qua non so dove metterli. Ah no, queste sono le fatture. Fatture. Le mettiamo da un'altra parte. Non so dove metterli, al momento li metterò qui e poi con mamma penserò dove andare a metterli. Questa fattura è stata pagata. Queste sono tutte state pagate. La fattura da pagare dove è stata messa? Ah, qua, ok. E devo prendere qui una là. Questo lo smettiamo qui dentro, che sono quelle praticamente nuove. Qui abbiamo detto che scriverò in un altro momento quando invio l'ordine. Qui, allora, scrivo una cosa per... Spero che il video vi sia piaciuto, mi mando un grosso bacione come sempre, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social, ciao!